Salve ragazze, benvenute, bentrovate, buongiorno, buongiornissimo, come state? Spero bene, spero che tutto ciò che desiderate presto si avveri, spero che insomma che le cose più belle vi possano accadere a voi tutte, a noi tutte, insomma mettiamo tanta positività nei nostri pensieri, che pensare positivo attira cose positive. Allora, siamo qui come ogni mattina nel nostro messaggio del giorno. Ho preparato le mie carte come di consueto. Abbiamo i tarocchi Unicorn Mon, abbiamo i tarocchi dell'Indovino, i tarocchi della Zingara, i tarocchi moderni, le sibille francesi, le carte oracolari di Helen, le sibille di Nostradamus, i King dell'amore e le carte gialle di Zaira. Aspettate, mi metto un cuscino che così sto un po' più comoda. Allora, veniamo subito a scegliere alla scelta della carta prevista. Ovviamente io vi dico come ogni mattina che se non avete tempo, voglia di aspettare la scelta delle carte, poco male, andate pure subito insomma, al responso della scelta, diciamo così, no? Cioè al responso del messaggio. Allora, io ovviamente ritengo che sia più utile per le energie che siete tutte presenti, però se qualcuno lo fa non c'è nulla di male assolutamente. Allora, ragazze, come state? Spero bene, come abbiamo già detto, e spero che insomma vi state apprestando così a queste feste natalizie, Capodanno, l'anno nuovo. Io sono sempre un po' bambina, no? Quando vengono queste feste mi ricordano sempre cose piacevoli, anche se a volte succede anche che il Natale, il Capodanno possa mettere un po' di tristezza, specialmente quando magari non ci sono come dire, le persone giuste vicino a noi. Però diciamo che noi dobbiamo vivere di propria luce, ecco, dobbiamo brillare per ciò che siamo e che ci sentiamo dentro, non in riferimento a chi ci ama o ci odia, perché se no dobbiamo avere un centro di gravità permanente, cioè non farci toccare dalle persone, anche se qualcuno si allontana dalla nostra vita. E prenderlo come come dire, un insegnamento di vita. Non possiamo piacere a tutti e non tutti si possono innamorare di noi e quindi dobbiamo accettare anche qualche piccola sconfitta, fa parte della crescita personale di ognuno di noi. Allora, questo lo dico perché spesso insomma, nei consulti, spesso negli interattivi vengono fuori carte o situazioni in cui si parla di personaggi poco raccomandabili o addirittura di amori tossici, dipendenze, insomma storie veramente che qua sono uscite due carte, le prendiamo tutte e due. E quindi insomma noi dobbiamo farci forza e allontanarci da quello che ci fa stare male. Noi la parola d'ordine per noi tutti e noi tutte è stare bene. Noi abbiamo il dovere, il diritto di stare bene e quindi ci dobbiamo allontanare da quelle persone che non ci danno questo benessere, perché se no siamo noi poi le uniche artefici del nostro dolore. Ops. Allora, vediamo gli oracoli delle carte dei King dell'amore che ci dicono. Oh, siamo arrivati alle carte gialle. Vediamo quale sarà l'indicazione di oggi. Sapete che l'ho integrate, ci sono la bellezza di qua se ne sono girate troppe di 44. Ecco qua, è uscita la carta. Ho deciso di chiudere troppi intoppi. Allora, qui vedete qua non, adesso vediamo chi è che ha deciso, se siete voi che avete deciso di chiudere perché troppi intoppi, o se è quella persona con cui insomma che voi vi interagite in questo periodo. Qua dice: ho deciso di chiudere troppi intoppi. Mi sa tanto che siete voi, eh?
Allora, qui abbiamo il King numero 60, il delimitare. Sentimenti da vagliare, rischio di delusioni. Questo dice questa carta. Andiamo ancora a vedere. Allora, abbiamo qui un 9 di spade, quindi qua la sofferenza, le crisi interiori, la torre, qua c'è stato un cambiamento brusco, quindi qua la chiusura, la convalida, una chiusura brusca e una perdita di affetti, cioè la torre. Abbiamo la forza, bellissima questa carta, esce ancora, se non mi sbaglio è uscita ieri. E abbiamo il mondo capovolto, che ci parla proprio di narcisismo, di materialismo, di invidia, di ostacoli. Quindi qua abbiamo a che fare con una persona egoista, presuntuosa. Qua c'è la dama capovolta. Ovviamente parliamo di un'energia femminile, ma sapete, potete anche girare, nel senso che comunque se siete femmine sarà maschio, se siete maschi sarà femmina. Qua ci sono state sicuramente delle chat, delle situazioni che questa persona ha condiviso con qualcun'altra, perché vedete qua ci sono state delle chat compromettenti. E quindi sicuramente voi siete diventata una iena, non a caso viene la dama capovolta. Quindi è come se mi viene da dire che qua voi avete scoperto delle cose che non sono state ovviamente belle da parte vostra. Avete scoperto che questa persona è una persona un po' narcisista, un po' materialista, una persona che non ha tradito un po' i vostri sentimenti, il vostro sentire, il vostro dire, e qua sicuramente vi ha fatto anche soffrire tanto, perché abbiamo un 9 di spade, quindi qua non si dormiva la notte, non si dorme la notte, si soffre tanto, si pensa tanto a questa situazione, però voi siete questa, una bella forza, ok? Quindi avete una capacità di superare con le vostre sole forze tutto, qualsiasi cosa, perché siete una donna che avete stima di voi e volontà, e la volontà è un'arma potente. E se non è così, questa carta vi invita ad esserlo. Ok, vediamo le due carte delle Sibilla di Nostradamus. Allora viene la rosa. Dovete accettare i consigli che vengono da persone amiche e sagge. Il vostro orgoglio potrebbe essere cagione di gravi imbarazzi. Quindi questa carta vi consiglia di essere meno orgogliosi e di accettare anche qualche aiuto, qualche consiglio, perché comunque è sempre bene ascoltare anche gli altri e non chiuderci solo nei nostri pensieri, nelle nostre ragioni. E poi viene la carta del castello che ci parla di coraggio e temerarietà. Vedete, queste due carte sono molto simboliche, sincroniche, voglio dire, perché questa carta pure ci impone un coraggio. Dovete però dominare il vostro ardimento, ecco, siete troppo orgogliose, per meglio riuscire nelle vostre aspirazioni. Quindi qua dominare un po' il vostro carattere un po' prepotente, un po' orgoglioso, e diciamo che dovete vagliare questi sentimenti, perché qua c'è il rischio di delusione, e infatti delusione è stata, però voi potete superare, perché siete una donna che avete veramente diciamo tutte le caratteristiche giuste per poter superare questa situazione. Qua io vedo che diciamo la situazione potrebbe essere anche non definitiva, però in ogni caso vagliare bene, perché comunque questa persona mi viene fuori un po' egoista, mi viene fuori una persona comunque che gli piace chattare, gli piace avere altre situazioni. E quindi, insomma, pensateci bene. Tratti da narcisista, vediamo un po', prendiamo qualche carta della personalità per darvi modo di riconoscere se effettivamente è una persona che voi avete conosciuto, oppure sapete, nei messaggi del giorno si può parlare di presente, passato e futuro. Quindi questa potrebbe essere una persona del vostro passato che ancora non avete dimenticato, quindi qua vi dicono di andare avanti, che avete la forza di volontà per farlo. Potrebbe, è una persona introversa, qua mi esce, potrebbe essere
una persona del presente con cui state avendo a che fare adesso e la situazione è finita così, avete scoperto delle cose un po' così, è un sognatore, viene fuori, oppure potrebbe essere una persona, perché no, che magari state frequentando, ancora non è successo niente, ma andrà a finire così. Oppure ancora lo do. Ecco qua, guardate ragazze, no, io veramente rimango basita. Guardate, guardate queste due carte. Ama stare sui social e questo fa dalla mattina alla sera. Cerca delle situazioni sentimentali nei social. No, ragazzi, io rimango veramente basita, basita. Queste mie carte come sono proprio sincroniche con, si parlano le carte fra di loro. Vediamo qualche altra carta della personalità per poter vedere una descrizione se appunto è qualcuno del passato, del presente oppure qualcuno che ancora non conoscete. Qua sono uscite queste qua, le vediamo tutte. Allora, dice ancora, è molto concentrato su se stesso e ci mancherebbe uno così. Sa ascoltare e vabbè, questo ce ne frega poco se poi si comporta in questo modo. È strategico, vedete? Quindi questo è anche uno stratega, state attenti, si offende facilmente. Pure una persona orgogliosa, infatti ho deciso di chiudere troppi intoppi ed è anche un po' bugiardo. Ok, ragazze, allora andiamo a pescare qualche selletterina, ma così completiamo l'opera. E vediamo tutto sommato se questa persona voi la conoscete, perché se la conoscete la potete identificare. La C, la E, la B, la L, la T, la F, la G, la P ancora, la M, ancora la E. Tre sono le P, 2 C, U. Abbiamo la 2 L, una D, sono 3 le C, la R, la E e la B. Va bene, ragazze, ragazzi? Quindi questo potrebbe appartenere al nome, cognome, dove è nato, qualcosa che vi riguarda se conoscete la persona, se avete un'idea. Se non avete un'idea, è qualcuno che potrebbe anche appartenere al futuro, perché no? Ragazzi, io vi aspetto tutte nei commenti, vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento a domani, mi raccomando, non mancate. Ciao!